È iniziata l'8 giugno l'operazione Strade sicure a Roma per il nono reggimento alpini dell'Aquila. Fino alla fine dell'anno, gli uomini e le donne del nono reggimento dell'Aquila, al comando del colonnello Marco Iovinelli, saranno impegnati nell'ambito dell'operazione Strade sicure a Roma per svolgere in concorso alle altre forze di polizia il pattugliamento del settore dell'area metropolitana segnato e la sorveglianza dei punti sensibili stabiliti dalla prefettura. Gli alpini del nono reggimento, prima dell'impiego nella capitale, hanno completato un'iter destinato intenso, caratterizzato da simulazioni realistiche di eventi che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell'operazione, quali l'uso delle procedure di identificazione e di perquisizione e le modalità di intervento per il controllo della folla. Il comando è stato assegnato al nono Alpini con il colonnello Iovinelli. Con l'operazione Strade Sicure l'esercito contribuisce a incrementare la sicurezza del paese attraverso l'intensificazione dei controlli sul territorio e il presidio di obiettivi sensibili in concorso alle forze di polizia che grazie a questo contributo possono dedicare maggiori risorse alle altre attività di investigazione e prevenzione. Il nono reggimento Alpini, Aquilano, è inquadrato nella brigata alpina taurinense e dipende dal comando delle truppe alpine con sede a Bolzano, ha preso parte alle recenti operazioni che hanno visto coinvolto l'esercito italiano, ricevendo, a seguito del contributo fornito all'Operazione Enduring Freedom in Afghanistan, la Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia.